siamo trovati proprio bene, ci siamo trovati, vero mamma? Quale vaccino è stato somministrato? Quello della Pfizer, come per la prima somministrazione. Nel caso in cui ci fosse stato l'AstraZeneca, l'avreste fatto lo stesso? Un po' titubanti eravamo, però sinceramente sì, anche perché avendo fatto il primo di quella marca lì, avremmo preferito il secondo uguale. Certo. Ci avremmo pensato, sì, sono sincera. Si sente bene, signora? Sì, carina. Adesso è anche un po' più tranquilla, visto che ha fatto la seconda iniezione. Ero già tranquilla, sì. Ero già tranquilla da prima. Altra giornata di vaccinazione al CODMA di Rosciano a Fano, ma dedicata ai richiami partiti per gli over 80 lo scorso fine settimana. Per loro garantite le dosi di Pfizer, lo stesso somministrato più di 20 giorni fa. D'altra parte, prima del divieto di utilizzo di AstraZeneca deciso oggi dall'AIFA, era dilagata la preoccupazione per chi doveva ricevere il primo vaccino. Già venerdì scorso decine di anziani lo avevano rifiutato, infatti i lotti sostituiti in via precauzionale avevano suscitato alcuni dubbi. Nessun timore invece per chi questa mattina si è sottoposto alla seconda iniezione. Ora è più tranquillo, visto che insomma ha fatto tutti e due i vaccini e richiamo? Sono stato sempre tranquillo perché mi attengo alle disposizioni. Sul fatto di AstraZeneca, questi lotti che sono stati ritirati, ha seguito un po'? Non so niente io. Non sa. Cioè so, certo. Ma non mi interessa. Tanto lei tranquillo, no? Io ho fatto il Pfizer. Cioè, secondo lei è importante comunque vaccinarsi? Certo, ci credo. Dipende solo ed esclusivamente da noi. Ha fatto il richiamo? Sì, secondo. Siamo a posto. Speriamo. Noi. Finisca presto, no, tutta questa situazione. È triste abbastanza, sì. Un'altra volta in zona rossa, quindi siete tutti un po' limitati, siamo tutti un po' limitati in casa. Sì. Come si trascorrono queste giornate? Triste. Il mattino passa, ma il pomeriggio non finisce mai. Non ho sentito quasi niente, neanche col primo. Questo, per ora. Sto bene, dopo il Dio solo sa. Ha sentito un po' queste polemiche sugli altri vaccini, sulla AstraZeneca? L'avreste fatto comunque voi? No, perché tanto ognuno sente ma farla lunga la testa e dai. Quindi un po' troppe polemiche secondo lei? Sì, se stava in sito era mai detto in dialetto da tradurre, no? Nel senso che comunque lei ritiene che il vaccino va fatto, perché sì. Ci sono insomma delle... Sì. Delle sicurezze. Cosa fa bene, dobbiamo andare a star zitti, però non so. E lei ha dato il buon esempio oggi. Ma io sono vecchia a bel posto, andare a dare l'esempio adesso. Più. Se ci fosse stato l'AstraZeneca, non so se ha sentito un po' le preoccupazioni di questi giorni, l'avrebbe fatto ugualmente? Non lo so, mi sarei informato meglio. Non lo so, perché le chiacchiere sono venute fuori dopo. Molto probabilmente all'inizio l'avrei fatto come ho fatto tutti gli altri. Che cosa ne pensa di questi vaccini? È importante comunque farli, quindi... Speranza, è l'unica speranza che ci è rimasto. Speriamo bene, perché sennò qua è una clausura che è insopportabile, comincia a diventare. Quindi speriamo di uscire presto da questa pandemia. Speriamo, sì.